Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla mia prima recensione musicale. Quella di oggi sarà la prima, sperando che ce ne siano tante altre, ma voglio iniziare al meglio con uno degli album più venduti del momento, quelli di Ed Sheeran con Divide. Guardate, era molto difficile fare meglio del primo album di Ed, ovvero X, quello con contenuti come Thinking Out Loud o Photograph, quindi era molto molto difficile, ma qui si è superato, per me è riuscito a creare qualcosa di anche meglio con il prossimo album, quello che stiamo per analizzare, ovvero l'album Divide. Allora, innanzitutto è da apprezzare il fatto che l'artista alla sua uscita, all'uscita dell'album, abbia pubblicato subito l'album sul suo canale YouTube, pezzo per pezzo, dando ogni pezzo un'icona caratteristica che di solito si va a combaciare perfettamente magari con il titolo del, quindi l'icona richiama il titolo della canzone. Cominciamo con la prima canzone che è Shape of You, ovvero l'album è stata la canzone che ha aperto l'album, insieme a Question of the Will, che analizzerò subito dopo. E beh, c'è da dire che qui il pezzo è molto molto energico, ovviamente. Ed ha deciso di andare sul sicuro, creando una traccia appunto che non deludesse le aspettative, e quindi qualcosa sì di commerciale, ma anche un po' unico nel suo genere. Non è che è una canzone che si sente comunque tutti i giorni, ma è una canzone che sicuramente piace sia al primo ascolto, ed è difficile comunque dire no, non mi piace, comunque essere snob nei confronti di questa canzone. Poi il video in poco tempo ha già superato le 400 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi questo vorrà dire qualcosa, no? E per me la canzone si merita un bel 8. Analizziamo la seconda canzone che è Castle on the Hill, che anch'essa è uscita lo stesso giorno di Shape of You. Per me, guardate, la canzone, nonostante abbia avuto più successo Shape of You, è più bella di quest'ultima, e il video è molto molto bello, cosa che a me, per esempio, il video di Shape of You veramente non mi piace, con il richiamo a Rocky e al pugilato. Sinceramente questo lo trovo molto più bello, la canzone è molto molto romantica, e mi è piaciuto molto il fatto che Ed abbia comunque analizzato un po' la sua vita, facendo vedere il video molto carino, ripercorrendo un po' le sue storie d'amore, e lui appare anche lui è già come ora nel video, e devo dire che il ragazzo che hanno preso è molto somigliante. Vabbè che un po' tutti rossi, se ne assomigliano un po' tutti, con gli occhi azzurri e i capelli pel di carota, però per me la canzone è davvero bella. Non voglio dire la migliore dell'album, però tra le migliori sicuramente, infatti si becca un bel 9. Andiamo ad analizzare Perfect, che sarà il prossimo singolo estratto. E anche perché devo dire che la canzone, guardando un po' l'account YouTube, ho visto che era comunque quella che aveva avuto più visualizzazioni nel corso del vario periodo che è passato dall'uscita dell'album, e quindi era chiaro. Infatti penso che abbia superato le 30 milioni di visualizzazioni in neanche un mese che è uscito l'album, che dico, saranno qualche settimana, quindi un paio di settimane, 30 milioni, cioè, voglio dire, era quasi scontato. E il fatto è, infatti, è anche scontato capire perché la canzone sia stata scelta. È molto molto bella, un pezzo molto lento ma ritmato, e quindi questo è un bel connubio, che nell'album ci sono parecchi pezzi così ritmati, lenti, che comunque non annoiano. E infatti per questa canzone gli ho dato un bel 8 e mezzo. La prossima canzone è Galway Girl, una canzone molto molto carina, rappeggiante. Infatti un'altra caratteristica dell'album è che i pezzi veloci sono rappeggianti sempre nelle strofe, ma mai nel ritornello. Il ritornello è comunque sempre cantato, anche perché con la voce che si ritrova sarebbe un peccato non sfruttarla, no? E per me Galway Girl, nonostante sia un pezzo molto breve, gli ho dato un bel 8 e mezzo, e spero anche che comunque sia un prossimo singolo estratto, perché è molto molto carina, commerciale abbastanza ma non troppo. E mentre la prossima canzone è Supermarket Flowers, scusatemi, e devo dire che questa canzone è molto bella negli intenti, perché è comunque un brano dedicato alla nonna del cantante, c'è anche una storia dietro molto carina, e devo dire che il brano però è molto molto lento e non decolla mai, sinceramente, a mio avviso, e infatti è per questo che io ho deciso di dare un bel 6. Comunque la voce è molto bella, ma questo si sa. Poi andiamo ad analizzare quello che per me è il brano più debole dell'album, per me è una traccia riempitiva, cioè l'hanno messa giusto così per riempire l'album, che è BBAB, un titolo anche un po'
impronunciabile, una canzone breve, debole e nulla di che. Così come la canzone con Miss, infatti gli ho dato un bel 5, il punteggio più scarso sarà, questo ho fatto spoiler, però poi analizzando l'altra traccia che ho messo subito dopo apposta, perché anche per me è l'altra traccia debole dell'album, che è Barcellona, carina ma dimenticabile, cioè l'ascolti con piacere, poi è passata e non te la ricordi nemmeno. Quindi gli ho dato un bel 5 più. E sono stato anche gentile per questo. Poi un'altra traccia che mi ha colpito perché ha superato davvero tante visualizzazioni ha fatto su YouTube è la traccia Save Myself, che è una traccia lenta, non ha una dote particolare per cui dici wow, un pezzo unico. Infatti mi sembra strano che abbia comunque superato così tante visualizzazioni tra i brani più visualizzati caricati sul canale di Ed, e devo dire che c'è un effetto molto nostalgico nella sua voce. Questo mi è piaciuto, è cantata diversamente dalle altre e per me si è fatto molto meglio rispetto a Supermarket Flowers, è lenta ma ritmata, e quindi ho deciso di dare un 8 meno meno. Poi l'altro brano molto molto carino è Nancy Mulligan. Lui aveva giurato di non inserire pezzi folk nell'album perché non vendevano, nonostante comunque ha già fatto esperimenti in passato e l'ha fatto per questo brano di folk, di brani folk, e devo dire che la sua voce si sta perfettamente. Poi l'icona su YouTube è molto molto carina rispetto a questo brano e consiglio di andarla a vedere. Soprattutto se siete ubriachi, andate a ballare questa canzone perché ci sta da Dio. Quindi gli ho dato un bel 8 meno meno, nonostante sia una traccia molto breve, ma si fa ascoltare molto con piacere. Il prossimo brano invece sarà quello che per me è il più bello, la traccia migliore dell'album, perché adoro come dice il titolo Ed nel ritornello, e infatti l'adoro, è Eraser. Ascoltatelo come dice Ed perché è qualcosa di eccezionale. Infatti, io ho deciso di dare un bel 9, che è il voto più alto dell'album, della classifica, insieme anche a Son on the Hill, per me sono le migliori. È un brano per me innovativo nel suo genere, sinceramente. Poi si discosta anche un po' da quello che troviamo nell'album. Io pretendo che sia un singolo perché è stato Amore al primo ascolto. Cioè, l'ho ascoltato e ho detto ok, questa me la devo uscire come prossimo singolo. Ed poi invece mi è stato comunicato che sarà perfect, sempre per una questione di visualizzazioni. Vabbè, gli ho deciso di dare un bel 9. Nonostante a me pensate che piace più nelle strofe che nel ritornello, nonostante adoro, come ho detto, non voglio essere ripetitivo, ma come ho detto è perfetto il titolo perché mi piace troppo come lo dice. Poi un'altra traccia dell'album è la traccia Happier, una traccia che devo dire senza infamia e senza lode, infatti si prende un 6, nulla di, cioè lo dice, bella, però passi avanti. E un'altra traccia molto breve, infatti brevità è sinonimo di quest'album, è New Man, che ascolto, io non ve la posso cantare perché altrimenti mi bannerebbero da YouTube, ma è molto molto carino quando la parte iniziale del brano, e io non ve la canto perché altrimenti vi scambiate subito e mi denunciate e mi segnalate il mio canale, quindi preferisco di no, e quindi a questo brano gli ho dato un 7, mi piace molto anche la parte rap. Quindi ora io ho pensato così, nei miei appunti ho scritto no vabbè adoro su questa traccia, l'ho subito messo sul mio iPod. Ora andiamo ad ora al prossimo brano che è Dive, scritto Dive, quindi adoro anche per questo, ed è un ritornello per me il più forte dell'album e infatti gli ho dato un bel 8 più, ascoltatela perché non ve ne pentirete. Ora ho lasciato per gli ultimi brani un po' quelli che sono un po' tutti uguali, sono tre, sono un po' tutti uguali, cioè tutte ballad molto carine, però sapete quella cosa che tu dici ok l'ho ascoltata però non ha quell'elemento di spicco, ve le dirò in ordine di preferenza, sai, quella prima è Earth Don't Break Around Here, molto, il testo è molto bello, la ballad è intensa. E ho deciso di dargli un 6, però è troppo lenta forse. Questo è quello che ho scritto nelle mie annotazioni, un po' lenta. Nell'album ci sono sicuramente ballad più valide, come ho già detto prima, tra cui Perfect, che è la ballad migliore sicuramente. Poi la prossima traccia è What Do I Know? Una mid-tempo tra il lento e il movimentato e si becca un 6,5 7 meno meno. L'ultima traccia dell'album è How Would You Feel, che è una ballad ma dai ritmi più svelti, quindi
Ok, e si prende, pensate che questa ballad si prende un 7 meno, quindi l'ho fatto in ordine di classifica, queste ultime tre ballad un po' simili tra loro, e una ballad di 4 minuti e 44, quindi il 4 regna, ed è bellina, sicuramente. Io l'album l'ho scaricato tutto sul mio iTunes, quindi ce l'ho anche ascoltato, e più volte ci sono tracce che ovviamente gli 8 e i 9 a cui ho dato si capisce perché mi piace, mi piacciono di più rispetto alle altre. Devo dire, i brani che consiglio assolutamente tra tutti quelli che ho detto sono Eraser, Dive e Perfect e basta, penso che sì. Fatemi vedere. Ah, e Nancy Mulligan, che è la ballad da ballare quando si ubriachi. Ecco qui. Quindi, oltre ai due singoli estratti già, che sono Shape of You e che sono The Hill. Devo dire che io al brano, il voto totale dell'album è un 7 meno. Perché ho dato questo voto? Innanzitutto, ho fatto anche un paragone con il precedente album X, non di X Factor, ma X e basta. E devo dire che non c'è stata quella svolta evolutiva, vabbè, che è un album, il secondo album, quindi moltissimi artisti vanno sul sicuro come Adele e quant'altro. Però avrei apprezzato qualcosa di più. Poi non mi sono piaciute alcune dichiarazioni che ha fatto. Anche nei confronti magari di Lady Gaga, infatti è stato hashtag per una settimana mondiale, che ha detto in pratica che cosa ha detto su Gaga, senza fare nomi, ha detto che non voleva fare come gli altri artisti che fanno due o tre album di grande successo pop e poi cambiano assolutamente genere, riferendosi a Gaga ovviamente, perché con l'ultimo album Joanne ha completamente stravolto il suo genere, passando dal pop che l'ha resa celebre, una star mondiale tra le più grandi di sempre, a comunque stile country, rock, ovviamente mai ai massimi livelli, e alle massime radici, non ai massimi livelli, perché è stata bravissima, e anche la svolta jazz che ebbe con Tony Bennett. Io devo dire che invece io apprezzo tantissimo quello che ha fatto Gaga, perché ha avuto le sue hit, ha avuto le sue hit mondiali come Bad Romance, Alejandro, le sappiamo tutte, no? Poker Face, e poi ha deciso di comunque, magari l'ha fatto un po' in fretta, però non voleva essere l'ennesima pop star, e ha deciso di svirare su un genere assolutamente la sua voce merita quello, merita di essere variegata in più generi anche sopra al pop, mentre Ed si è comunque stato adagiando sugli allori. Ha visto un po' dichiarazioni un po' boriose, non mi è piaciuto questo. Io sono sicuro che cambierà, anche se lui ha dichiarato di non voler cambiare stile perché ha detto che quelle sono le sue origini, però mai dire mai. E ora pensate che in Italia sta avendo tantissimo successo il CD, ma in realtà in tutta Europa, in tutto il mondo, i brani sono entrati tutti in top 20 nell'iTunes mondiale, tutti i brani, quindi pensate, ha avuto record storici secondo solo ad Adele, che col suo album 25-25 è riuscito a vendere solo 3 milioni di copie solo nella prima settimana, ed è uscito anche a fine settimana, pensate, e ora vanta 20 milioni di copie e passa, quindi è un record un po' imbattibile. E poi i leggendari The Beatles, quindi una band così proprio, e quindi è normale quello che ha fatto, è riuscito a fare un record storico per la sua voce, per tutto, però vola fly down, vola basso, e di solito diciamo che ho segnato questo. E in Italia sta avendo tantissimo successo, infatti verrà 3 volte, tra cui ieri è stato a Torino, quindi poi sarà. Ah, ma lui stesso ha dichiarato di amare tantissimo il nostro paese, quindi ritornerà, anche perché col precedente album non venne in Italia, invece ora ci verrà 3 volte, quindi o tutto o niente il nostro Ed. Io vi ho detto quello che potevo, sperando che siate d'accordo con me. Se non lo siete, commentate sotto se volevate dire di più, se volevate dare di meno, se sono stato troppo buono, se sono stato troppo cattivo, ma non lo sono mai, quindi se volete commentate, e grazie mille a tutti, e vi rimando al prossimo appuntamento di recensione musicale, e come vedete sul mio canale YouTube ci sono 1000 recensioni, quindi vi rimando alla prossima musicale, che non so ancora quale sarà. Il bello della vita è questo, quell'imprevedibilità, e quindi vi rimando alla prossima volta. Un bacione a tutti, e seguitemi sul mio canale, un bacione.